questa manifestazione? Ma, questa manifestazione in pratica ci ha richiesto circa un anno e mezzo di lavoro. Le forze in campo sono notevoli perché a partire dalle istituzioni, dal sponsor a livello locale e a livello nazionale che hanno collaborato e comunque hanno contribuito alla realizzazione del progetto, compresa l'università, l'ordine dei medici, la provincia, il comune di Savona, il comune di Vado Ligure e tanti altri che adesso mi ci vorrebbe un elenco, hanno contribuito alla realizzazione diciamo di tutto l'insieme del progetto. Adesso sta a noi, in particolare alla squadra di atleti, di arrivare a mettere i piedi di là sulla costa della Corsica. E a questo punto altre parole le faremo poi al momento dell'arrivo. Ma l'idea è venuta da un anno e mezzo, che è venuta l'idea di fare prima la bicicletta per un divertimento in mare così, e poi alla fine è venuta l'idea di tentare un Guinness della prima bicicletta al mondo per fare una traversata in mare aperto. A questo punto abbiamo chiesto all'Università di Genova se potevano intervenire anche loro, li abbiamo coinvolti, gentilmente hanno dato il loro assenso e ci hanno mandato due studenti eccezionali che hanno studiato un telaio, hanno studiato il carro dietro, insomma hanno fatto un ottimo lavoro sotto la direzione del professor Razzoli dell'Università di Ingegneria Meccanica di Genova. Medico di bordo ma anche pedalatore ufficiale. Sì, più ufficiale come medico che come pedalatore, comunque pedalerò anch'io, farò dei cambi, sono preparato e via. Quali saranno secondo te le difficoltà fisiche maggiori? Beh, pedalare su una bicicletta così è durissimo, si suda tantissimo, quindi ci sarà una dispersione di sali notevole. Comunque ci siamo premuniti, abbiamo degli integratori e quindi sarà un problema che riusciremo ad affrontare, anche perché i ragazzi sono tutti preparati. Come mai oggi qua? Ma vuole essere una cosa un po' scherzosa, una mezza sfida, e siamo tutti comunque dei ciclisti che ci alleniamo, quindi per noi appunto vogliamo intraprendere questa traversata per vedere la nostra sfida col mare questa volta anziché sulla strada. Quando arriverete? Quando pensate di arrivare in Corsica? Ma adesso vedremo, bisogna appunto vedere le condizioni chiaramente del vento, del mare, e noi speriamo nel giro di 3 giorni di riuscire a farcela. Chiaramente va bene.
ovviamente. È il piccolo che gli dà gli auguri. Il primo augurio naturalmente è quello di riconoscere in Vittorio Schincaglia l'autore, l'ideatore e il realizzatore di questa ventennale, di questa gara, una gara che non ha competizioni, una gara che effettivamente è stata fatta al di sopra e contro tutto quello che poteva essere immaginato. Un auguri e un saluto da parte nostra. Traversata da Guinness di questa bicicletta costruita con 480 bottiglie di plastica di acqua minerale ha iniziato il martedì 16 settembre 2003 con partenza alle ore 18.51 dal molo di attracco delle navi della Corsica Ferries nel porto di Vado, dove appunto ci troviamo adesso. Siamo un po' magari allontanati. Solo due giorni dopo di navigazione speciale, quindi da martedì fino a giovedì, il 18 settembre alle ore 20.20, la navigazione, la traversata giungeva ad attraccarsi trionfalmente al porto di Macinaggio in Corsica, realizzando così la prima traversata al mondo di un natante particolare che con la sola pedalata umana e il sostegno delle bottiglie di plastica si muoveva sulle onde anche mosse, ci dicono quelli che l'hanno partecipata, del mare Mediterraneo. La squadra che compì l'impresa storica di questa traversata in bicicletta era composta da 11 atleti sportivi selezionati in piena forma fisica, confortati nel tragitto marino però da 3 equipaggi su imbarcazione per un totale di 13 unità di scorta. 11 atleti, 13 uomini di scorta. Gli atleti, vi dico il nome perché credo che a questo punto un ventennale deve anche riconoscere a chi dobbiamo rivolgere il grazie. Gli atleti erano e sono attualmente, qualcuno sarà anche presente, Cozza Marco, Sgembri Danilo, Ghisellini Alberto, Bruzzese Daniele, Ferrua Roberto, Foscoli Mauro, Boristene Carlo, Schincaglia Riccardo, De Tullio Damiano, Parente Massimiliano e il dottor Pozzi, che faceva due cose, ma anche l'atleta Pozzi Enrico. Per loro un riconoscimento. Tre equipaggi di scorta, un equipaggio dell'imbarcazione Francesca, con questi uomini: Bigagli Roberto, Duranti Angelo, Panucci Gianfranco, Schincaglia Vittorio e una cuoca che ci voleva, De Plano Savina. Secondo equipaggio dell'imbarcazione Andrica, lo skipper siciliano Alfonso, Carcerane Eugenio e Ferrara Arturo. Quindi terzo equipaggio dell'imbarcazione Soft, lo skipper Franceri Giampaolo, della Campa Ettore, il medico dottore ancora Pozzi, che non soltanto faceva il medico ma anche il pedalatore, Russo Pasquale e la cuoca De Plano Antonietta. Anche per loro un bel caloroso bacio. Telecomunicazioni radio marittime, il De Ambrogi Matteo. A tutti costoro dobbiamo però aggiungere la significativa presenza, in specie nel momento della messa in opera della targa ricordo, del console italiano in Corsica Piccioni Francesco, a cui va il gradito ricordo per il sostegno morale all'iniziativa.
non è qui stasera, ma gli daremo comunque anche per noi un salve. L'impresa che nella storia della navigazione non ha riscontri fu sostenuta da molti sponsor che con i loro contributi re sua realizzazione. Ricordiamo in primis Corsica Ferris, sulla quale siamo, e poi di firmare la Telecom, Schicaglia Impresa, Goben Vetrotex, La Stampa, Allbike, Fonti Calizzano, Il Respiro del Tempo ed il Vado Sport, Jack Papers, Glesse, Tieseti, Vetrum and Glass. Questi i migliori e più grandi, diciamo, sponsoristi per l'iniziativa. Per quanto si stava realizzando, dal momento che al mondo non vi potevano essere dei confronti, si mise anche in evidenza la molteplicità degli enti pubblici che furono avvicinati per poter concretizzare e rendere sicura una singolare impresa. Per la realizzazione della traversata, infatti, l'associazione Marine Bike, che oggi non esiste ma allora esisteva e faceva capo a questo signore Vittorio, bene, coinvolse questi enti, e dal numero entità degli enti si può immaginare come questa impresa fosse riconosciuta importante. Consolato Dipartimento Italiano in Corsica, Consolato Francese, Corsica Ferris, Comune di Vado Ligure, Comune di Savona, Università degli Studi di Genova, Ramo Medicina Sportiva, Campus Universitario di Savona, l'Unisavazia, l'Ordine dei Medici di Savona, l'ARPAL Liguria, la Guardia Costiera, Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato di Savona, Carabinieri e Vigili Urbani di Vado Ligure. E per la comunicazione esterna, Rai 2, quindi Quotidiani, La Stampa, La Repubblica, Il Secolo XIX. Ci voleva tutto questo per dire che era importante? Direi anche di sì, e per loro un altro, se volete. Con grande riconoscenza ricordiamo anche alcuni rappresentanti della compagnia di navigazione Corsica Ferris, tra cui il delegato dottor Ewan Lomon, le autorità locali e la dirigenza del team della Marine Bike, facente capo ad Angelo Durante e naturalmente a Vittorio Spincaglia. Oggi noi, con questa breve ma suggestiva, notturna, importante mini crociera, vogliamo rendere merito a tutti, in particolare all'ideatore, realizzatore Vittorio Spincaglia, perché non ha solo costruito un nuovo natante marittimo, ma ha dimostrato al mondo come il genio italiano si possa anche misurare con altri. A tutti i convenuti oggi su questa nave, a questa nave di ricordo dell'impresa effettuata, rivolgiamo perciò il saluto e il benvenuto e quindi un riconoscimento che deve essere ovviamente preso, considerato e vivamente apprezzato. Accanto ovviamente a questo insieme di persone, oggi sulla nave abbiamo alcune rappresentanze. Riconosciamo ovviamente queste come quelle che hanno fatto un giorno e che probabilmente, forse anche in futuro, potranno fare. Al Consolato Francese lo ringraziamo e questa sera abbiamo nella persona della dottoressa Marina Giraudo la rappresentanza e la presenza fisica al comando dei carabinieri del comune di Vado Ligure. Abbiamo il maresciallo Santoro Daniele con al comando vigili urbani del comune di Vado Ligure il comandante Cerveno Domenico. Alla rappresentazione
del comune di Vado Ligure, ovviamente suggerito e stimolato dal commissario, perché a Vado quest'anno abbiamo anche il commissario, abbiamo con noi l'architetto Trucco Elvezia. All'Unisabazia delle Tre Età di Vado Ligure abbiamo la professoressa Babboni Gemma. Personalità qui convenute, dobbiamo senz'altro fare un applauso, anche perché con loro la qualifica della preparazione della traversata aumenta. Riprendo la presenza del dottore Enrico Pozzi, al quale auguriamo ogni bene. Riconosciamo la presenza del dottore Delfino Roberto, rappresentante del Se mi permettete, aggiungerei, anche se non proprio la presenza, ma fate conto che ci sia, al rettore magnifico dell'Università di Genova, il dottor Federico Delfino, già con le valigie in mano, ma che per un improvviso malore della moglie non ha potuto essere qui, ma sarebbe venuto ultra volentieri. Facciamo poi uno strano saluto, suggerimento, diciamo, mi viene dal vicino qui di sinistra, perché il console del Cile ha preso atto delle iniziative e dei festeggiamenti per questa traversata, si è informato presso la fonte di che cosa si trattava e ha non solo congratulato con l'interessato e con l'iniziativa, ma in una telefonata successiva, dopo la sua permanenza a Roma per ovviamente lavori di consolato, ha fatto capire che la bicicletta doveva essere fatta vedere in Cile. Quindi vuol dire che l'iniziativa non solo è andata in buon porto, ma addirittura ha travalicato i mari per poter essere mandato in Cile. Ora, a me è venuto un dubbio, se la mandiamo, poi noi non ce l'abbiamo più l'originale, quindi potrebbe essere che il creatore della bicicletta ne faccia una, oppure la si manda per un certo tempo e poi ovviamente questa è la sede, l'Italia è la sede della bicicletta. Comunque sarà l'ideatore a dover decidere l'ultima parola. E comunque questa è una notizia che fa piacere. Per concludere questo nostro incontro festoso, ringraziamo senz'altro tutti i rappresentanti della Corsica Ferris, rappresentanti anche nuovi, perché abbiamo saputo che il comandante che ci sta portando verso la Corsica occupa questa sera il suo primo viaggio inaugurale, essendo stato messo a capo proprio stasera della navigazione. Si tratta del commissario Daniele Rulfo. Speriamo che tutto porti bene. È una prima volta per questo tragitto e noi ci andiamo per fare e per divulgare il nostro ventennale. Oltre naturalmente gli auguri di cuore che facciamo al commissario di bordo che avete visto circolare e quindi avete visto andare in questi diparti, D'Urso Salvatore, essendo anche lui rivestito e soprattutto molto legato a questa nostra impresa. Con tutto questo ringraziamo ogni persona che ha preso parte all'organizzazione. Sappiamo che non è stato facile, anche perché quando passa un anno o due la cosa rimane a mente, quando ne passa un lustro e va bene qualche cosa,
ma quando passa un ventennale, che sono 4 lustri, la cosa diventa difficile. Questo, diciamo, per poterlo sapere, vi rivolgete a Vittorio Schincaglia. E comunque sia, siamo contenti, siamo felici. Domani saremo in Corsica e con questo credo che abbiamo fatto la cosa migliore. Primo, perché è una iniziativa che andava fatta. Secondo, perché si tratta di un nostro concittadino. E terzo, perché con questo mettiamo alla luce del mondo, alla luce del sole, che anche l'Italia, quando vuole, ha le persone giuste per fare delle cose strepitose. A tutti noi, a tutti loro, una buona serata. Buongiorno Vittorio, mi dice, mi fermo a testa e mi dice: guarda, noi abbiamo in mente di fare questa cosa qui, lo conoscevo poco, Vittorio, ha detto: questo è pazzo. Poi l'ho conosciuto bene, realmente pazzo, no? Perché fa delle cose incredibili, si studia, è il personaggio, come si suol dire sempre, che una ne fa e 100 ne pensa. Ma la cosa bella che cos'è? Che lui le 100 cose che ha pensato le porta a termine, le inizia e le porta a termine. Sono tutte cose di una certa stranezza che però hanno un certo fine. E niente, io fui chiamato per fare il medico in contatto con la telemedicina di Genova. Allora era agli albori la telemedicina e avevo il compito di controllare gli atleti dal punto di vista cardiologico, dal punto di vista respiratorio, dal punto di vista biochimico, cioè con l'analisi del sangue. Mi mettevo in comunicazione con delle attrezzature particolari con la clinica di Genova gestita dal professor Berti Riboli, che è stato l'iniziatore della telemedicina, e loro mi traducevano quello che io spedivo loro tramite questo piccolo attrezzo che ho ancora a casa. Poi purtroppo questi pseudoatleti che erano sulla barca cominciarono a battere in testa, c'era qualcuno che uno purtroppo aveva paura dell'acqua, mi ricordo, non sapeva nuotare, al momento opportuno si era trovato un genovese, oltretutto si era trovato sicuramente sampdoriano, non genuano, si era trovato, quindi va bene, pedalo, io sono allenato, sono in gran forma, allora ero in gran forma. Niente, così ho dato una mano agli altri, ma vi posso raccontare alcuni episodi, soprattutto ci ricorderanno Wiener, il nostro amico, si ricorderanno quando arrivamo vicino alla Corsica, quel pescatore che ci raggiunse con una barchetta, ci guardò e ci disse: ma da dove arrivate voi? Da Vadolibe. Ma dove è Vadolibe? È Liguria Samona. Ma voi siete pazzi. Questo, tornate indietro, andate a prendere la moglie e la figlia a Riva e ce le ha portate a vedere questa branca di pazzi con le barche che le seguivano. Mi ricordo che fu una scena bellissima, bellissima veramente. Un'altra cosa che ricordo con piacere, che anche un po' mi viene il magone, è che fui ad entrare nel porto di, mentre fu a partire da Vado, io fui quello che entrò nel porto di macinaggio e concluse l'opera. Erano le 20:20-21 di un giovedì sera, e fu una cosa stupenda veramente, anche perché, se non sbaglio, questo pazzoide aveva anche organizzato fuochi d'artificio, una cosa bellissima. E poi facemmo, come molti di voi sapranno, anche facemmo la traversata del Po, progetto Chevron, ma non fu come una bella cosa, per carità, che durò 15 giorni, però la traversata Vadolibe Macinaggio aveva un sapore particolare e per me a tutt'oggi ha un sapore particolare ancora. È stata la prima esperienza, è stata un'esperienza che ci ha legato persone che non ci conosciamo, che si sono conosciute qui poco prima della partenza, e ha lasciato il segno, vero Fendi? Vero Vina? Veramente bella, bella, bella. Volevo aggiungere al console del Cile, io dico, cioè,
andiamo. La prossima attraversata. Adesso, adesso lui si dà. Adesso sai per, sapete perché lui adesso è così galvanizzato? Perché non ve l'ha detto, lui non se l'è ricordato, ma è stato quello che ha fatto da Torre Eiffel Notre Dame sulla Senna con la bicicletta. Fummo invitati dalla quadriglia e dal comune di Parigi. L'11 novembre, giorno in cui loro festeggiano l'armistizio, io ebbi l'onore di pedalare dal Ponte d'Alma fino alla cattedrale di Notre Dame sulla Senna. Ci bloccarono addirittura la navigazione del Bateau, questo è tutto dire. E io ho una foto ancora stupenda, bellissima, io che pedalo con la Torre Eiffel dietro la schiena, stupenda. Anche quella.